Dimmi chi è! Dimmelo! Chi è Lucio? Beh, non è per niente semplice. Yeah, Lucio è uno scrittore, editor, attore e adesso anche regista. È la mia prima esperienza. A questo punto parliamo del... C'è un progetto in atto che sta per nascere, che già è nato e si svilupperà tra pochi mesi. Parlaci di come tiene questo progetto. Ma questo film nasce come cortometraggio. Poi nel corso della sua evoluzione abbiamo deciso insieme anche agli attori di farlo diventare un mediometraggio, anche per avere la possibilità poi di mandarlo, di darlo, di vendere i diritti alle varie televisioni digitali terrestri tipo Netflix o Prime ed altre, insomma, ecco, nel circuito anche Mediaset, speriamo, insomma. E quindi per poter fare questo abbiamo dovuto optare per un mediometraggio. Un lungometraggio no, perché per me sarebbe stato come prima esperienza un po' troppo complessa. E anche se ho fatto gli studi con personaggi importanti come Alessandro Ippolito, ho studiato sia sceneggiatura con lui che regia. E ai lavoratori del settore sanno, insomma, di chi sto parlando. E per me questa, ho fatto già diversi film all'attivo. E gli ultimi due che ho fatto è stato uno con la Cucinotta per la regia di Roberto Lipolis, Il gatto e la luna, e poi l'ultimo ho fatto un cortometraggio western per la regia di Federico Cesaroni, che in pratica è stato un omaggio al genio creativo di Sergio Leone. E adesso iniziamo questa avventura con Stefano Romani, e insieme a lui abbiamo messo su un bel gruppo di professionisti. Al debutto in questo film, che il titolo è La scelta del tempo, e c'è un nipote d'arte, che sarebbe il nipote di Neri Marco Re, e a lui ha fatto diverse cosine, piccole particine così qui e là, e adesso debutta con questo mediometraggio, per poi, spero per lui, ci sia, insomma, il lancio nel settore cinematografico. E vabbè, poi ci sono anche altri personaggi più o meno conosciuti. Insomma, abbiamo messo su questo gruppo che crede in questo progetto. Gireremo orientativamente giugno, tempo e virus permettendo, su Ascoli. Ad Ascoli giriamo lì. Tratta una tematica abbastanza importante, oggi più sentita rispetto magari a ieri, che è la solitudine. In pratica il nostro protagonista è vittima, tra virgolette, del lavoro un po' particolare che fa. Lui lavora in un negozio di pompe funebri, lavoro di degno rispetto. Però purtroppo questo va ad incidere sulla cerchia di amicizie e quant'altro, che lo portano ad isolarsi. Sai, c'è un po' il tabù di questo, ancora in questo settore. E lavorare a stretto contatto con la morte purtroppo lo porta a cadere in un circolo depressivo, la solitudine, perché è rimasto da solo. E insomma, lui tutte le sere cerca di suicidarsi, la vuole far finita, anche perché questo lavoro va in contrasto con quello che è lui stesso, con le sue passioni, che è la fotografia, la bicicletta, stare all'aria aperta, a contatto con la gente, con la natura. Sono tutte cose che cozzano con questo tipo di lavoro. Invece lo porta a stare con
stretto contatto con, appunto, con la morte, con la, la disperazione, eccetera, eccetera, di ruoli in un certo senso. E poi invece ci sarà, c'è da vederlo il film. non voglio svelare di più. Comunque finisce in modo significativo. Vabbè, la Netflix produce così tanto che... Io sto vedendo una grossa produzione spagnola. La Spagna sta andando forte, perlomeno sui canali, su Netflix. Stanno producendo veramente tanto, tanto rispetto a noi. Io dico che purtroppo il cinema in Italia si è un po' perso, ha perso un po' di identità. Io avevo ricordo il cinema dagli anni 40, no? Agli anni 70, ai primi anni 70, perché poi sono iniziati i filmetti tipo quella Fennec, no? Questi filmetti un po' così. Cioè io parlo del cinema impegnato, quello di Pasolini e di altri registi importanti. Non c'è più quel genere cinematografico a cui ci avevano abituato in quegli anni. Adesso si pensa solo a monetizzare. Ormai è diventato l'industria del mordi e fuggi. Non è più della degustazione. Si è persa la degustazione del film. Il fatto che magari un film ti faccia pensare, possa dare la possibilità di aprire un dibattito, no? Queste cose non c'è più. Esci dal cinema, esci dalla sala, è piaciuto? Sì, non è piaciuto? No, fine. Ed è un po' deprimente questa cosa, perché veramente abbiamo fior fiori di sceneggiatori, ho letto sceneggiatori di perfetti sconosciuti, che sono veramente belle, molto belle, e purtroppo non riescono a trovare una produzione. Producono sempre i soliti filmetti cinepanettoni, quando invece il cinema italiano è tutt'altro, dal mio punto di vista. Bisogna avere soldi e tanti personaggi dietro. I soldi alla fine, sì, i soldi ci sono, perché se producono questi film, perché non dovrebbero produrre... Dicono, ma il pubblico è questo quello che vuole. Il pubblico vuole questo perché tu gli proponi questo. È sempre il discorso che abbiamo fatto all'inizio, no? La cultura. Se tu non lo istruisci un pubblico, gli fai mangiare sempre quello. Dice che quella è l'unica cosa buona che ha provato in vita sua. Faccio un esempio un po' troppo totalitario, però il senso è questo, no? E io credo che bisogna credere di più nella cultura, intesa proprio come cultura, nella letteratura, nel cinema, nella poesia. Noi siamo poeti, noi viviamo con la poesia, ci siamo nati, siamo immersi nella poesia. L'Italia stessa è immersa nella poesia. Ma questo magari è un discorso che possiamo affrontare in un altro momento. Altrimenti stanchiamo, è un po' pesantuccio. Soprattutto ti è nata la sensazione a volte che quella scena l'hai fatta, però ti rendi conto che in realtà ti hanno dato ok, tutto bene, però potevi dare qualcosa in più che in quel momento non sei riuscito a dare? Sempre. Purtroppo questa è una condizione che segue sempre l'attore, come un po' la spada di Damocle, se vogliamo, no? E cerchiamo sempre di dare il massimo, di fare di più, però questa cosa la potevo fare meglio, magari potevo aggiungere questo. Noi, mi definisco attore, noi attori, in un genere dello spettacolo, siamo sempre delle persone insoddisfatte, perlomeno nel lavoro, perché cerchiamo sempre di dare di più, di più, di più, e quindi non ci accontentiamo. Però purtroppo la perfezione
è data solo a Dio, no? E quindi noi siamo, cerchiamo insomma di essere più naturali possibile, di dare quella naturalezza del personaggio. Però è chiaro che questa domanda ci perseguita, ma potevo fare meglio? E quindi così. In questo periodo purtroppo siamo stati, è brutto dirlo, ma siamo stati abbandonati in questo settore, come se la cultura non dà da mangiare a nessuno, della cultura si può fare a meno, invece no. La cultura ci rende liberi, ci rende consapevoli, ci dà la consapevolezza. Non voglio scendere in discorsi un po' troppo complessi, difficili anche da fare, però dico che forse si poteva fare qualcosina di più per la cultura di per sé. Io anche come editor, non editore, editor, cioè correggo testi di altri scrittori, ho notato un calo in questo settore perché giustamente la gente dice ok, io del libro, essendo io un freelancer, non lavoro per case editrici, però dico in questo senso lo scrittore dice ma adesso aspetto un attimino perché la situazione è abbastanza drammatica e quindi il libro può aspettare un po', e quindi ecco, purtroppo la crisi in questo senso lavorativa c'è per tutti, per noi un po' di più. Tu hai detto editor, hai detto una parola diversa da editore. L'editore è quello che produce e stampa e comunque si preoccupa del libro. L'editore è quello che in realtà dà una grossa mano allo scrittore dicendo ok, qui secondo me è sbagliato, qui va bene, qui potresti migliorare questo. Ti è capitato di leggere o di dare un consiglio perché quel libro secondo te poteva essere bello, ma in realtà poi dopo in realtà non ha fatto quello che pensavi, e poi invece un altro che hai letto che forse dicevi guarda, secondo me è come è successo in tanti altri casi, poi dopo in realtà quel libro ha fatto più successo di quello che pensavi? Sì, mi è capitato anche ultimamente, senza far nomi ovviamente, un autore mi ha sottoposto un romanzo, c'era del buono in questo romanzo, però abbiamo dovuto fare un gran lavoro dietro e che purtroppo non ha voluto questo autore toccare troppo. Sai, da una parte li capisco gli autori perché sono autore anch'io, seppure in piccolo. Da una parte li capisco gli autori perché sono quelli che scrivono partoriscono dei figli, sono figli. Quindi, sai, quando uno dice è come voler affidare una persona all'educazione del proprio figlio, no? Dice no, ma che stai facendo? Cioè, c'è sempre questo conflitto tra l'editor e l'autore, perché dice no, ma non mi toccare il libro qui, no, questo io lo voglio tenere, invece non capiscono che spesso e volentieri insomma il lavoro dell'editor è quello di migliorare un libro, uno scritto, sia un romanzo o un libro di poesie. Già sulla poesia il discorso è un po' differente. La poesia è estremamente personale, quindi si cerca sempre di non toccarla. E tra l'altro ho curato anche il libro di Christian Marco Re, di Christian Alex Marco Re, che sarebbe poi il nipote di Neri. E lui ha debuttato anche nel settore editoriale con questo libro di poesie che ai confini del mio io. È un percorso interpersonale sotto forma poetica, quindi una cosa importante. Sì, effettivamente a volte le correzioni sembrano banali, ma possono far cambiare la differenza tra un successo e un flop. L'esempio più banale nella storia è il Blade Runner, che è uscito per la prima edizione, dove
fu modificato poi nella seconda edizione, cioè la riuscita fu modificato pochissimo e fece Blade Runner è quello che è Blade Runner, quindi quindi può succedere a volte che piccoli cambiamenti portano grandi successi e certo con le ripeto siamo umani. Tra tanti personaggi che hai incontrato, qual è che ti ha lasciato un qualcosa in più o comunque hai saputo trarre un qualcosa che ti ha fatto migliorare? Sì, beh, io ho studiato con Ciro Imparato recitazione e dizione, purtroppo non c'è più. E, è stata una persona che mi ha dato veramente tanto, tantissimo. Ed è una persona che comunque ha forgiato poi la mia, il mio bagaglio culturale, la mia predisposizione, quindi ha tirato fuori da me, ha tirato fuori quello che poi sono oggi. Ovviamente non sono nessuno, ci tengo a precisarlo perché purtroppo nel nostro settore se non sei aiutato da qualcuno non difficilmente si riesce. Il cinema è un po' una, come posso dire, circo chiuso. Qualcuno viene fuori, qualcuno, però sono più i talenti che rimangono nascosti che quelli che sono, vediamo oggi in televisione o al cinema. Purtroppo è così. Come in ogni settore, d'altronde, non è un'eccezione questa. Però Ciro Imparato è uno che mi ha dato molto. Anche Alessandro Ippolito, però, è più Ciro Imparato. Effettivamente, tra uno che fa successo, ci sono tanti milioni di persone che fanno, tirano la carretta per poter andare avanti e quindi guadagnare il proprio salario. Sì. E quindi è importante questo. Partiamo alla penultima domanda, è che sarai anche produttore della serie, quindi parliamo di difficoltà. Per ora sì. Quindi sarà difficoltà trovare non solo i contributi economici, ma soprattutto aiuti per poter portare avanti tutto il progetto. Sì, è una grande responsabilità. Spero di essere all'altezza, ho le mie paure, devo essere sincero, sarebbe stupido nasconderle, insomma. La prima esperienza dietro la telecamera, però sono coadiuvato da professionisti importanti che mi daranno una grossa mano, tra cui anche Stefano Romani. E quindi niente, per trovare i fondi io spero che venga fuori un produttore, per ora sì, dovrò cercare i fondi con la speranza di trovarli prima possibile, insomma. E a questo punto l'ultima domanda è quella più a questo punto più semplice, al primo Chuck, perché chiaramente tu come regista dovrai dare il primo Chuck, il primo via. Quale sarà la sensazione di dire ok, partiamo con la prima scena del film, del medio? Ma sarà tutto quanto comunque già prestabilito, già studiato, sarà messo tutto nero su bianco, perché non possiamo lasciare le cose al caso. Non in questo settore, no. Questo settore, quando iniziamo le riprese, dobbiamo già sapere che cosa fare e che cosa far fare. E da attore mi metto comunque sempre nei panni di chi è davanti alla telecamera, quindi faremo anche delle prove prima, come si suol fare, no? Si suol dire, si suol fare. E quindi faremo delle prove finché la scena non verrà come deve essere fatta, come l'abbiamo pensata, come l'ho pensata, e secondo anche le direttive del direttore della fotografia, perché mi affido anche a lui, alla sua esperienza, alle sue capacità.
e niente. Quindi sarà emozionante sicuramente, un bel viaggio e sono sicuro che avremo il nostro successo, piccolo successo, ma ce l'avremo. Poi non si sa mai, magari diventa più grande di quello che ci immaginiamo. Noi comunque faremo le cose con fare certosino, ecco. Ricordiamo che il direttore della fotografia è... Non me lo ricordo. Non è scritto sul... Non lo conosco direttamente. Riga di Ascoli. Aspetta che te lo dico. Com'è? Riga di Ascoli. Bravo, vedi, Riga di Ascoli. Grazie che mi hai salvato. Esatto. Sicuramente un professionista per questo settore. E poi c'hai anche assolutamente sì, hai soprattutto uno scenario incredibile, un ambiente di immagine sicuramente importante che è Ascoli, certamente, anche se la maggior parte delle riprese saranno fatte all'interno, però comunque sì, Ascoli si è dimostrata più favorevole a prestarci per questa occasione. Poi Ascoli ha la bellissima piazza, è conosciuta, la una delle più belle di tutta Europa proprio, che purtroppo è poco valorizzata, dovrebbe essere più valorizzata, ma tutta Ascoli è bella. Un saluto a tutti, grazie per questa intervista. Dimmi chi è! Dimmelo!